È andato molto bene, sono stati 3 giorni molto pieni, molto intensi, belli. I cittadini hanno risposto benissimo, c'è stata un'affluenza a tutti gli eventi che gli alpini hanno pensato, e quindi davvero i complimenti a Francesco, il presidente degli alpini di Pellegrino, e ad Angelo Modolo, il presidente della sezione provinciale, per l'organizzazione di questo evento. Noi come amministrazione comunale abbiamo fatto il nostro pezzo per dare supporto, sinergia, e insomma credo che sia stata una vittoria per tutti e una collaborazione assolutamente proficua. È stato un lavoro di sinergia e devo dire che tutte le associazioni hanno dato il loro contributo, tutte, in primis la Proloco che oggi ha fatto da mangiare in maniera eccelsa, ma tutte le associazioni hanno contribuito, veramente tutti, così come tutti i cittadini hanno contribuito, hanno partecipato, hanno contribuito dando anche contributi economici, quindi davvero c'è stata una partecipazione e una volontà di lavorare uniti e compatti, perché, come dire, siamo un paese piccolo e solo così, solo essendo uniti e non litigando senza di fatto motivazioni, è solo così che si riescono a costruire le cose, a fare qualcosa di importante, come ne è la prova questo evento, no? Più di 1000 persone, 600 persone a pranzare, più di 1000 alla sfilata, 3 giorni veramente impegnativi, ma che riempiono il cuore alla fine e ti riempiono di soddisfazione, quindi siamo molto contenti. Assieme a un collega sindaco, assieme a Fabio Fecci del Comune di Noceto, c'è stata questa idea, questa pensata di tributare un canto appunto in ricordo dei nostri colleghi della Romagna che hanno avuto questa disgrazia, questa catastrofe naturale dell'alluvione, ed è stato un modo per ricordarli e per come dire, omaggiare a loro anche un evento come questo che ha coinvolto insomma tutta la provincia di Parma, ed è stato un momento bello, ecco, assolutamente emozionante.